elezioni del COI. Pagheranno i poliziotti i danni delle rivolte? Legge 104, una vittoria del COI. Benvenuti e bentornati al TG COI. Oggi è lunedì 25 febbraio. E mentre stiamo trasmettendo a seggi ovviamente ancora aperti, parleremo delle votazioni che ci interessano più da vicino. Di quelle votazioni che stanno formando la struttura dei quadri sindacali, territoriali, provinciali e regionali del COISP di tutta Italia. Un momento di democrazia dal basso, un momento di democrazia che sta esprimendo quello che sarà il futuro per i prossimi 5 anni di questo sindacato e ci porterà al 6° congresso nazionale del COISP. Iniziative di contorno a questi momenti di democrazia sindacale che parlano dell'impegno che il COISP ha nei confronti della società civile e sono moltissime, che troverete ovviamente all'interno dei siti mediali del COISP documentati da immagini e da video. E quello che vogliamo ribadire è che l'indipendenza sindacale del COISP, che ha mantenuto anche durante questa tornata elettorale come ha sempre fatto, è lo strumento principale, l'unico strumento che i poliziotti possono utilizzare nei confronti della politica, perché in queste settimane di polemiche, dove molte altre organizzazioni sindacali si sono tuffate e schierate apertamente pro o contro qualche candidato, il COISP ha mantenuto la propria linea. Qualunque sarà il governo che si formerà, sempre che riusciremo a vederne uno che duri abbastanza a lungo, noi chiederemo quello che abbiamo sempre chiesto: rispetto per la nostra professione, rispetto per i diritti dei poliziotti e rispetto soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Dovremmo forse organizzare una raccolta di fondi per aiutare la collega che è rimasta gravemente ferita il 18 febbraio scorso durante gli incidenti a Ponte Galeria, a Roma, al CIE, dove gli extracomunitari hanno causato danni per 100.000 euro, fratturato una mano e lussato una spalla a un vicequestore aggiunto e ferito anche un finanziere. Perché dai poliziotti ci si aspetta che a mani nude sappiano fermare folle inferocite che, organizzate e con scientifica precisione, distruggono tutto quello che possono pur di uscire dai luoghi dove vengono tenuti in attesa di destinazioni e di una decisione sul loro futuro. Ed è assolutamente normale, vista l'aria che tira di questi tempi, che ai poliziotti poi vengano chiesti anche il risarcimento dei danni. Questo è il caustico commento che Franco Maccari ha affidato a un comunicato stampa dopo appunto gli incidenti accaduti al CIE di Ponte Galeria a Roma. Sul concorso in atto per l'accesso alla qualifica del vice sovrintendente, il COISP è intervenuto lo scorso 27 dicembre direttamente con il capo della polizia per denunciare l'assurdità dell'esclusione di alcuni titoli di servizio e di qualifiche possedute dal personale, fino anche dei titoli di studio. Nonostante le numerose riunioni che si erano svolte tra amministrazioni e sindacati finalizzate a individuare e concertare i titoli da attribuire per ciascun concorso, tutto questo è stato ignorato dalla commissione per quanto riguarda il concorso vice sovrintendente. È la risposta della Direzione Centrale delle Risorse Umane che è giunta al COISP la scorsa settimana, di fatto è ponzio pilatesca, perché dice che i criteri utilizzati dalla commissione esaminatrice del concorso sono conformi a ciò che dispone l'attuale normativa con riferimento al concorso in atto. Mentre sempre la Direzione Centrale delle Risorse Umane ha fatto sapere che la revisione dell'impianto normativo per la semplificazione delle procedure concorsuali è stata recentemente approvata e troverà applicazione in occasione dei prossimi bandi di concorso. Beh, staremo a vedere e il COISP ovviamente continuerà a dare battaglia perché ci sia giustizia ed equità tra tutti gli aspiranti a questa qualifica. La convenzione tra team e Polizia di Stato è decisamente vantaggiosa e ne usufruiscono la quasi totalità dei colleghi. Traffico voce, traffico dati a tariffe scontate e decisamente concorrenziali. Ma se si verifica un problema, allora lì inizia un calvario dal quale è difficile uscirne con le ossa intere, perché l'attribuzione di bollette, soprattutto per il traffico dati, estremamente elevate, ci è stata già segnalata nei mesi scorsi ed il COISP è già intervenuto due volte con il Ministero affinché venga fatta chiarezza sul perché per gli utenti che usufruiscono della convenzione non vengono applicati i medesimi meccanismi che la TIM garantisce a tutti gli altri clienti, o meccanismi che partono ovviamente dall'esigenza di trasparenza imposta dall'autorità garante per le comunicazioni. Limiti per il traffico dati sia in roaming sia sul territorio nazionale, che invece per gli utenti in convenzione non esistono.
Il testo completo della lettera e tutti i precedenti, ovviamente, nella sezione ultimissima del sito internet del COIS. Legge 104/92, permessi mensili e trasferimenti. Una vittoria del COIS per l'emanazione della circolare da parte della Direzione Centrale delle Risorse Umane a origini lontane. E più precisamente da quel 17 aprile del 2012, dove il COISP, unitamente ai cittadini in uniforme, i militari e soprattutto grazie all'avvocato Giorgio Carta, consulente giuridico del COISP, manifestava dinanzi al Consiglio di Stato affinché venisse riconosciuto a tutti i cittadini in uniforme il medesimo diritto che veniva sancito dalle modifiche normative della legge 104/92, ovvero sia specificatamente l'assenza dei requisiti della cosiddetta continuità ed esclusività che erano già stati eliminati per tutti gli altri pubblici dipendenti ma che resistevano all'interno dei gangli anche della nostra amministrazione. La circolare che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha emanato la settimana scorsa è una vittoria che chiarisce definitivamente quale sia la reale portata dell'azione del COISP a tutela di tutti i poliziotti. Il testo completo della circolare e della nota ovviamente su www.coisp.it. Il sito internet del COISP è uno dei più visitati tra quelli dei sindacati della Polizia di Stato, ma è sicuramente il più aggiornato e anche questa settimana potete trovare notizie relative a missioni nazionali, internazionali, concorsi interni e vi segnaliamo anche la selezione del personale della Polizia di Stato per la frequenza del 18° corso per la qualificazione di artificiere IEDD. Tutto ovviamente su www.coisp.it. Il prossimo 7 marzo tra le ore 9.30 e le 14 presso la sala conferenze di Palazzo del Monferrato ad Alessandria si terrà un convegno sul doppio lavoro ed attività extraprofessionali tenuto dal nostro relatore ed esperto in materia Massimiliano Acerra. Sarà presente anche il segretario generale del COISP Franco Maccari. Con un comment si conclude anche questa puntata del TG COISP. Io do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo TG e ringrazio ovviamente l'ufficio comunicazione d'immagine che ha curato la parte tecnica e il montaggio dei video. Buona settimana, buoni congressi e ovviamente buon sindacato a tutti.